Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul fantastico canale dei 5 cazzo nell'orizzonte e oggi vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato da una ditta che conoscete tutti quanti. Perché contiene un oggetto che non tutti hanno a casa, ossia contiene un joystick telescopico. Apro. Ah, sentite, questo è un canale di cazzo, quindi io l'aprirò in maniera stupida e ignorante come mi viene. Che cazzo. Ah, è il pacco di Amazon. Fanculo. Eccolo qua. È bella merda, direte voi. E che cos'è? Allora. Tanto per il bello, 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 si vede la qualità costruttiva, insomma. La scatola. Allora, prima di tutto lo apriamo in maniera un po' ignorante. Sto cazzo di scotch di merda. Ah, ecco qui quello che mi hanno mandato, un joystick telescopico. Adesso vi mostro prima di tutto cosa è arrivato. Oltre il joystick, mi hanno dovuto mandare anche questo, una bellissima bustina di merda con un cavo di merda, che apriamo in maniera corretta, con un cavo di ricarica che non avevo mai visto in vita mia. Ok, allora. Ecco qui il nostro amico gamepad. Potete vedere, si allarga. Perché si allarga? Perché qui dentro ci va piazzato il tablet. Questo è un joystick come tutti quanti ovviamente conoscete perché ha ovviamente tutti i tasti che servono, la cartella direzionale, i due analog, i tasti qua, poi ha i tasti multimediali per Android, e un altro paio qua, e poi ha anche i grilletti. Perché ho preso questa a crocchio? Perché quando voglio giocare col tablet al cesso, non ho voglia di tenerlo su una sedia, su un davanzale, ma lo voglio bloccare. Quindi adesso prendo il mio tablettino, lo piazzo qui. Un attimino che non l'ho mai piazzato in vita mia. Ok, lo apro. Guarda quanto è difficile. Apro il qua, però dovrebbe sempre bloccarlo. Perfetto. Ho fatto. Tramite questo adesso è possibile sbloccare il tablet e giocare. Purtroppo, siccome sono un ignorante di merda, non so come si accende, quindi mi date un attimo di tempo, giusto? E vi guardo le istruzioni. Questo foglio, ragazzi, questo ha una puzza di cinese. Ok, allora, prima di tutto bisognerà accendere. Ah, giustamente. Scusate, voi non lo vedete, adesso ve lo illumino un po'. Accendiamo il Bluetooth del mio tablet. Ok. Poi bisognerà tenere tenuto il tasto X, il tasto Home, per mandarlo in ricerca. Dopodiché entrare di nuovo sul menu del nostro tablet barra telefono Android. E copiarlo. E voilà! Adesso il tablet è perfettamente connesso con questo joystick e potremo giocare ai giochi Android che preferiamo. Adesso vi sposterò l'inquadratura con un taglio magico del montaggio. Eccolo qui. Adesso che avete visto tutto quanto, possiamo provare. Direi Real Racing, che più o meno lo conoscete tutti e quindi è. Ah. Metto il tablet in modalità schermo intero. Ma sei un figlio di puttana, però. Manca l'ultima gara. Perfetto, la proviamo subito. Allora, ho ovviamente disattivato l'audio del gioco Android perché
di fare il montaggio, non ne ho voglia, sono una persona un cazzone, non sono uno che lavora duramente. Devo dire che sarebbe anche figo usarlo al posto di usarlo come coi comandi, di usarlo come proprio joystick, o meglio, non come che cazzo sto dicendo? Allora, sarebbe figo usarlo come può essere, per esempio, attivando il giroscopio del tablet o telefono e usarlo come volante. In effetti sarebbe, oh, che cazzo, ok. Sarebbe decisamente una cosa intelligente, per esempio quei giochi di guida. Ecco qua, vedete come si gareggia, facile. Bene, penso che per oggi basti così, perché non ne ho voglia di farvi vedere tutto quanto, perché poi lo voglio anche provare senza voi tutti quanti in mezzo ai coglioni. Grazie.